Allora, sulle fatture bisogna scrivere il giusto. Perché? Allora, fatture troppo scarne possono essere oggetto anche di contestazione, fatture troppo dettagliate a volte ti tornano indietro come un boomerang, no? Perché hai scritto delle cose che magari non erano esattamente quelle. Quindi sia per i professionisti che per le imprese io dico bisogna scrivere il giusto. Nel caso del super bonus, io il mio consiglio è, ho dei bonus comunque attuali, se tu pensi di dover dividere la tua parcella secondo gli acconti, quindi più di una parcella, con il dettaglio per ogni intervento che fai, quindi quota parte della mia parcella è per il cappotto. Però quella quota parte lì cosa comprende? Allora a questo punto verrebbe da dire, allora devi anche dividere fra progettazione, direzione lavori, sicurezza, assicurazione, per ogni tipologia di intervento, direi che è una follia totale. Quindi ovviamente ci va sempre la congruenza, no? Dei numeri. Dico, ogni documento che viene prodotto deve essere congruente a quelli che abbiamo prodotto prima, quindi computo, quadro economico. Avrei fatto un contratto firmato col cliente o un preventivo di spesa firmato, io direi nella fattura a conto per prestazioni professionali relative a intervento di riqualificazione energetica ai sensi dell'articolo legge, riferimento contratto numero del, riferimento preventivo numero del. Quindi sul preventivo saranno indicate nel dettaglio le voci di spesa. Quando la portiamo, ragioniamo, io dico sempre, ragioniamo sempre dal fondo, quando la porto in asseverazione, quell'importo sarà inserito in un quadro economico che me lo va a suddividere, come da nostro modello, secondo le voci di intervento. Quindi cappotto attribuito 10.000 euro di parcella e ne ho avanzati 3.500 al primo SAL, per dire. Negli interramenti ho attribuito da progetto 7.000 euro di parcella di preventivo e gli avanzamenti sono 1, 2, 3, 4, eccetera. Quindi abbiamo un computo metrico, abbiamo un quadro economico, abbiamo il preventivo, abbiamo la fattura, andiamo in asseverazione. Cioè, questi sono i passaggi. Se io faccio riferimento a uno di questi documenti, che è ad esempio il preventivo o il contratto, sulla mia fattura, direi che i problemi non ci sono. Diverso è il caso invece delle imprese. Noi alle imprese preferiamo, ovviamente, soprattutto quando è un'impresa unica, andare a splittare l'importo secondo le tipologie di intervento. Quindi cappotto, isolamenti per superfici maggiore del 25%, 35.000 euro. Serramenti, sostituzione serramenti, questo è l'importo. Installazione di sistema ibrido, fotovoltaico, questi li facciamo fare splittate. Per quanto riguarda invece le spese tecniche, no, questo no.